La Film Algardée è un balletto molto allegro, di ambientazione popolare. Tra l'altro è uno dei balletti più antichi del repertorio. Ed è subito entrato a far parte della storia della danza perché è stato uno dei primi balletti ad avere come protagonisti personaggi della vita quotidiana di tutti i giorni e non più dei, dee, re, regine, personaggi mitologici. E in ambienti campestri, quindi con questi panorami ampi, colori, oggetti. Lavorare su questa produzione è sicuramente impegnativo, ma allo stesso tempo motivo di grande crescita per tutta la compagnia, perché è un balletto in cui non c'è solo danza classica, ma ci sono anche scene di tip-tap. E poi appunto è tutta una grande festa. Un balletto divertentissimo, ci sono proprio delle scene comiche che necessitano di tempi comici giusti. Il personaggio di Alain è un personaggio divertente ma sicuramente impegnativo. È un giovane fanciullo che per la prima volta si affaccia al mondo esterno, quindi tutto ciò che lui vede è una novità. Si approccia ad una ragazza, interessato sia a lei che alle sue forme fisiche. Lise è una ragazza adolescente, è innamorata di Colà e per questo cerca di sfuggire in tutti i modi alla mamma, che cerca di trattenerla, di custodirla. La vedova Simone è un ruolo un travestì, ovvero un uomo veste i panni di una donna, ama vedere sua figlia ballare e ama lei stessa ballare e essere al centro dell'attenzione. È una donna molto forte, severa, alla fine capirà che i beni materiali non sono tutto nella vita e asseconderà l'amore puro di Lise per il suo Colà. La versione che metteremo in scena al Teatro dell'Opera dal 2 al 9 maggio è quella del grande Frederick Ashton. Ashton non ha bisogno di presentazioni, è una versione che va avanti da 60 anni e quindi senti di dover avere un rispetto particolare per la produzione, come se fosse un qualcosa di prezioso appunto da dover continuare a tramandare.